Ringrazio molto i 123 laureati in medicina che mi hanno segnalato e denunciato all'Ordine dei Medici di Genova. Lo ha scritto su Twitter Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. La lettera dei 123 medici è stata indirizzata al presidente dell'Ordine di Genova, Alessandro Bonsignore. Nel documento si chiede che Bassetti venga sottoposto a procedimento disciplinare. Contro Matteo Bassetti vengono elencate alcune violazioni che secondo i firmatari sarebbero state commesse dal celebre infettivologo. Bassetti ha però già annunciato l'intenzione di denunciare ai rispettivi ordini di appartenenza tutti i firmatari dell'esposto contro di lui e scrive sui social: non penso davvero che si potesse arrivare a tanta bassezza scientifica, culturale e deontologica. Tetti scoperchiati, caduta di alberi ed infissi, oltre 10 persone evacuate e interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica in vari comuni, nel Friuli occidentale, nella zona udinese e nel goriziano, oltre 500 chiamate di soccorso e il bilancio di una violenta ondata di maltempo con piogge abbondanti, grandinate locali e raffiche di vento sui 100-130 km orari, verificatosi dalle 2:30 della notte per alcune ore. L'allerta meteo permane e resterà in vigore fino a mezzanotte. Sono previsti ancora rovesci e temporali sparsi in tutta la regione, da nord verso sud. Un uomo di 60 anni, residente nella zona di Cervignano, è morto dopo che l'auto di cui era alla guida si è schiantata contro un muro. È accaduto nella notte scorsa attorno alle 3:20. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'automobilista che viaggiava solo ha perso il controllo della vettura. Terminato lo sciopero nelle ferrovie che ha coinvolto il personale di Trenitalia e Italo. Sciopero ridotto alle 15 di oggi dopo l'intervento di ieri del vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. Ieri il ministro dei trasporti, anche seguito dalla posizione espressa dalla commissione garante degli scioperi, ha ordinato il dimezzamento dello stop rispetto alle 24 ore proclamate dai sindacati e confermate dopo il tavolo convocato al MIT per cercare di revocare lo sciopero. Disagi per i passeggeri che sono stati costretti a riprogrammare i propri viaggi e per i pendolari che si sono dovuti organizzare in altro modo. Stazioni insolitamente deserte e binari vuoti hanno caratterizzato le prime ore di sciopero. Capisco e sostengo i diritti delle migliaia di lavoratori del comparto ferroviario, ma non si potevano lasciare a terra milioni di lavoratori. Ho chiesto di dimezzare, i sindacati non lo hanno fatto, ha detto il vice premier sottolineando: sono assolutamente orgoglioso di aver permesso a milioni di italiani di non rimanere a piedi. Sullo sciopero di sabato del personale di terra degli aeroporti dice Matteo Salvini: stiamo lavorando anche su questo. Già la settimana prossima è convocato un tavolo tra aziende e lavoratori. Conto sul buon senso anche su quello. Per gli italiani, per i tanti turisti, perché questa sarà una stagione straordinaria e non può essere rovinata da scioperi su scioperi, ha sottolineato il ministro aggiungendo: anche qua sono 6 anni che non c'è un contratto. Stiamo recuperando anni e anni di arretrati e ritardi sui contratti e sui cantieri. La premier Giorgia Meloni ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Meloni e Bonaccini hanno discusso anche del tema dell'utilizzo delle risorse dei fondi coesione e sviluppo. Meloni ha confermato la piena disponibilità a definire nei prossimi giorni le modalità di assegnazione delle risorse, ribadendo il positivo avanzamento del lavoro tra il Ministero per le politiche di coesione e la Regione Emilia-Romagna. La Banca Centrale Europea intende procedere con un ulteriore rialzo dei tassi a luglio, facendo seguito a quello già deciso nel mese di giugno. È quanto emerge dai verbali della riunione del Consiglio Direttivo dell'Eurotower, che ha l'obiettivo di riportare intorno al 2% l'indice dei prezzi al consumo. Alcuni tra i membri del Consiglio Direttivo hanno però sottolineato che la BCE non dovrebbe porre troppa enfasi sull'inflazione di fondo, che storicamente non è stato un buon indicatore dell'inflazione futura e che non rappresenta i consumi delle famiglie. L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e che per giovedì ha fatto scattare il bollino rosso in 10 città si è vista anche dallo spazio. L'Agenzia Spaziale Europea ha infatti condiviso un'animazione che mostra la mappa dell'incremento repentino delle temperature del suolo del nostro paese, realizzata utilizzando i dati degli strumenti della missione Sentinel-3 del programma Copernicus. La mappa evidenzia come il 10 luglio in Sicilia e in Puglia la temperatura del suolo abbia raggiunto e sorpassato i 47 gradi. L'Agenzia Spaziale Europea spiega che quella rilevanza dagli strumenti satellitari non è la temperatura dell'aria, alla quale si fa riferimento normalmente nelle previsioni meteo, bensì la temperatura della superficie terrestre, che misura quanto calda è effettivamente la superficie terrestre al tatto.